Stiamo lavorando, siamo un po' in ritardo su tutto, siamo in ritardo sul lavoro, siamo in ritardo sulla rosa, è ancora da definire, ancora oggi c'erano 3 o 4 ragazzi che sono arrivati oggi, insomma bisogna amalgamare un po' il gruppo e definire ancora la rosa, manca ancora qualche giocatore. Assolutamente, infatti il ritardo è dovuto anche a questo, al fatto che abbiamo dovuto aspettare a muoverci perché non sapevamo ancora che campionato fare. Quindi siamo un po' in ritardo, ma siamo fiduciosi, insomma, cerchiamo di metterci a posto il prima possibile. Stiamo aspettando di prendere una punta centrale che non abbiamo, oggi ho dovuto adattare un esterno, insomma. Stiamo lavorando per prendere una punta centrale. No, ci sono ancora almeno 3 giocatori da prendere. Sicuramente sì, noi speriamo che si allunghi di una settimana, però insomma non dipende da noi. No, sono abbastanza contento, soprattutto perché dopo un infortunio non è facile rientrare, ho avuto sensazioni positive, non ho avvertito nessun dolore, quindi sono contento per questo. È chiaro che devo trovare ancora la condizione, spero di trovarla più presto per dare una mano ai miei compagni. Noi ci prepariamo per giocare domenica, poi se dovessimo giocare il 13 per noi penso sarebbe meglio perché avremmo più tempo per prepararci, soprattutto chi è in ritardo di condizione. E quindi non sarebbe una brutta cosa, però è chiaro che dobbiamo prepararci per giocare domenica. Sì, no, rispetto a quando siamo partiti vedo tanti miglioramenti, siamo una squadra molto giovane, tutti ragazzi che hanno voglia di imparare, che seguono le direttive del mister, quindi stiamo migliorando. Ma sono tanti giocatori come Cesana, la Raia, che sono bravi nell'uno contro uno. Serie D è una categoria, sappiamo tutti, che sono 4 giovani, quindi possiamo andare a giocare con questi giocatori molto bravi nell'uno contro uno, magari sui giovani delle squadre avversarie. Ma non saprei, forse il girone A, però penso che sia duro sia il girone A che il girone B. A Serie D è un campionato difficile, quindi qualunque girone siamo sarà un campionato difficile.